Vorrei essere lasciata in pace, un po' tranquilla, insomma, perché in verità sono soltanto un essere umano simile a voi. Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata duchessa in Baviera, imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e di Croazia, eccetera eccetera, ma per tutti è semplicemente la principessa Sissi. In realtà lei si firmava come Lisi, abbreviativo di Elisabetta, ma l'imperatore Francesco Giuseppe, suo futuro sposo, interpretò male la sua firma in una lettera, scambiando la L per una S. Così cominciò a chiamarla Sisi, che con la trilogia di film degli anni 50 a lei dedicata, divenne Sissi. Nell'immaginario collettivo, Sissi è divenuta un mito senza tempo di bellezza, eleganza e portamento. La sua storia ci è sempre stata raccontata come una favola. Ma è stata davvero così? Innanzitutto, partiamo col dire che definirla principessa è sbagliato. Elisabetta di Baviera era una duchessa, che dopo il matrimonio divenne imperatrice. Ma raccontiamo la storia con ordine. Elisabetta nacque la vigilia di Natale del 1837 a Monaco di Baviera. Fu la quarta dei 10 figli del duca Massimiliano Giuseppe in Baviera e della duchessa Ludovica di Baviera. Entrambi i genitori appartenevano alla famiglia di Wittelsbach, anche se da rami diversi. La madre apparteneva a un ramo più importante, quello della famiglia reale. Pertanto, il titolo di Elisabetta alla nascita fu quello di Sua Altezza la Duchessa Elisabetta in Baviera. Il matrimonio dei genitori di Elisabetta non fu felice. Il duca Massimiliano ebbe numerose amanti e figli illegittimi. La duchessa Ludovica, che a differenza delle sue sorelle sposate a principi di case reali, aveva sposato un nobile di rango più modesto, non partecipava alla vita di corte e preferiva rimanere in disparte a occuparsi personalmente dell'educazione dei figli. Elisabetta trascorse la sua infanzia serenamente a Monaco, nel palazzo di famiglia, mentre i mesi estivi erano trascorsi nel castello di Posenhofen. Era amante della natura, degli animali e aveva un animo sensibile. Fu cresciuta con molta semplicità, libera dai vincoli sociali, e non sviluppò mai il tipico carattere aristocratico di quel tempo. Sin da piccola fu abituata a trascurare i formalismi e a occuparsi dei poveri e degli infermi. Due sue grandi passioni erano la poesia e le cavalcate. Nell'inverno del 1853 erano in corso alcune trattative fra la duchessa Ludovica e sua sorella, l'arciduchessa Sofia, per far sposare la figlia della prima, Elena, detta Nenè, col figlio della seconda, l'imperatore Francesco Giuseppe I d'Asburgo-Lorena, suo cugino, che probabilmente è più noto come Franz. Ludovica e Sofia decisero di far incontrare i figli alla residenza estiva dell'imperatore e annunciare pubblicamente il loro fidanzamento. Ludovica decise di portare con sé anche Elisabetta, nella speranza di un suo possibile fidanzamento con Carlo Ludovico, fratello minore di Francesco Giuseppe. La duchessa Ludovica e le figlie arrivarono il 16 agosto 1853. Nel pomeriggio ci fu il primo incontro, ma le cose non andarono come stabilite. Fin dall'inizio, infatti, fu evidente ai presenti che l'attenzione di Francesco Giuseppe non era rivolta ad Elena. Si era infatuato, invece, della giovane sorella Elisabetta, alla quale non riusciva a togliere gli occhi di dosso. Il giorno dopo, Francesco Giuseppe disse alla madre che la sua scelta era caduta sulla cugina Elisabetta, nonostante l'arciduchessa Sofia preferisse Elena, ritenuta più adatta e preparata al ruolo di imperatrice. Nel ricevimento dato quella sera, l'imperatore ballò con Elisabetta, un chiaro segno per tutti della scelta. Il giorno seguente, Ludovica, per conto dell'imperatore, chiese ad Elisabetta se era d'accordo alle nozze e, ottenuto il consenso, lo comunicò per iscritto alla sorella Sofia. Da quel momento fino al 31 agosto, la coppia di fidanzati trascorse molto tempo insieme e si mostrò pubblicamente. A Elisabetta fu concesso di tornare in Baviera, ma dal fidanzamento fino alle nozze fu sottoposta a un corso di studio intensivo, nella speranza di colmare le numerose lacune della sua scarsa istruzione. Dovette imparare al più presto il francese, l'italiano e soprattutto la storia dell'Austria. Il 20 aprile 1854, Elisabetta lasciò la sua casa paterna di Monaco. Il viaggio durò 3 giorni e il 23 aprile fece il suo ingresso ufficiale a Vienna, dove ricevette una calorosa accoglienza. Le nozze furono celebrate con grande sfarzo la sera del 24 aprile 1854 nella chiesa degli Agostiniani. Fin dal suo primo ingresso a corte, Elisabetta dovette fronteggiare molte difficoltà.
Nata e cresciuta in una famiglia di costumi semplici, sebbene nobile, si trovò al centro della rigida corte viennese, ancora legata a un severo cerimoniale spagnolo. Privata dei suoi affetti e delle sue abitudini, e tenuta costantemente sotto controllo, Elisabetta visse un periodo di frequenti attacchi di insonnia, ansia e depressione, dovuti ai vari turbamenti di origine psichica che quel nuovo stile di vita aveva causato, e aveva spesso febbre e tosse nervosa. L'arciduchessa Sofia voleva trasformare la nuora in una perfetta imperatrice, ma rimanendo fermamente attaccata all'etichetta, finì per inimicarsi Elisabetta e apparire ai suoi occhi come una donna malvagia. Solo successivamente la ragazza si rese conto che la suocera aveva agito sempre a fin di bene, anche se in maniera severa. Elisabetta a corte veniva criticata per la sua scarsa istruzione e per la sua inesistente attitudine alla vita di società. Non molto tempo dopo le nozze, Elisabetta rimase incinta e il 5 marzo 1855 partorì la sua prima figlia, chiamata Sofia in onore della nonna paterna. L'arciduchessa Sofia si occupò personalmente della bimba, alla quale fu legatissima. Le stanze della bambina furono allestite accanto alle sue e fu lei a prendere qualsiasi decisione la riguardasse. Poco più di un anno dopo, il 12 luglio 1856, Elisabetta partorì un'altra bambina, Gisella, allevata anche lei dalla nonna. In seguito, Elisabetta espresse il proprio rammarico per non essersi potuto occupare dei figli e nel settembre di quell'anno cominciò a far valere i suoi diritti di madre. Durante un viaggio si riavvicinò molto al marito e capì che i viaggi di stato erano un'occasione preziosa per stare da sola con lui e far valere la sua posizione di sposa e di madre. Elisabetta riuscì a ottenere il consenso affinché la figlia Sofia accompagnasse lei e il marito durante il loro viaggio in Italia nell'inverno tra il 1856 e il 1857. Fu proprio lì, nel Lombardo-Veneto, che per la prima volta l'imperatrice, abituata alle festose folle austriache, si rese conto di quanto l'impero fosse disprezzato dalle altre popolazioni che lo componevano. Il regime militaristico austriaco aveva portato come conseguenza l'odio degli italiani nei confronti degli Asburgo e l'ostilità era palese. Poco dopo partirono per l'Ungheria insieme alle due figlie e anche lì vennero accolti con un clima di freddezza e diffidenza. Elisabetta amava l'Ungheria, ne era particolarmente affascinata, forse perché il suo primo maestro privato era proprio un ungherese, sostenitore dell'indipendenza. Elisabetta ne studiò la lingua e la cultura, diventando in seguito una forte sostenitrice. Durante il viaggio nelle province ungheresi, la piccola Sofia si ammalò e il 18 maggio 1857 morì. Quando tornarono a Vienna, Elisabetta si chiuse in se stessa e nella propria solitudine. Rinunciò al suo ruolo di madre, ritenendosi colpevole della morte della figlia, e affidò Gisella all'educazione della nonna. Il 21 agosto 1858 nacque l'arciduca Rodolfo, principe ereditario dell'impero d'Austria. In seguito alla gravidanza, Elisabetta si ammalò e le sue condizioni di salute non sembravano migliorare. Sembrava stare meglio solo con la compagnia di qualcuno della sua famiglia bavarese e nel gennaio 1859 poté godere della compagnia di una delle sue sorelle minori, Maria Sofia, che poco dopo sposò Francesco II delle Due Sicilie. Il 1859 fu un anno particolarmente difficile per l'Austria. La seconda guerra di indipendenza aveva messo a dura prova le monarchie asburgiche e alcune monarchie autonome in Italia caddero. L'esercito austriaco dovette subire una grave sconfitta nella battaglia di Magenta, a seguito della quale Francesco Giuseppe decise di comandare personalmente l'esercito. Elisabetta cadde in un profondo stato di disperazione, piangendo in continuazione, al punto da chiedere all'imperatore di poterlo raggiungere in Italia, ottenendo però un rifiuto. In seguito disertò tutti gli impegni sociali organizzati dall'arciduchessa Sofia, attirandosi le critiche della corte. Si rifugiò nella poesia, dormiva addirittura poco e passava le notti a scrivere. Si dedicò a drastiche cure dimagranti e intensi esercizi di ginnastica, oltre alle continue estenuanti cavalcate di cui non riusciva a fare a meno. Ossessionata dal proprio aspetto esteriore, concentrò tutte le sue energie nel tentativo di conservarsi giovane, magra e bella. Ad avere un ruolo di spicco erano i suoi lunghissimi capelli castani, ai quali dedicava tanto tempo e minuziose cure. Passava ore a spazzolarli e intrecciarli, e ogni 3 settimane impiegava quasi un'intera giornata a lavarli, utilizzando 30 tuorli d'uovo e una bottiglia di cognac. Il 24 giugno ci fu la decisiva battaglia di Solferino, che risultò vittoriosa per i franco-piemontesi. La guerra fu ufficialmente conclusa con l'armistizio di Villafranca, che costringeva l'Austria a rinunciare alla Lombardia, una delle più ricche province dell'impero.
Intanto, un gran numero di feriti fu portato in Austria e l'imperatrice stessa organizzò un ospedale militare perché i normali ospedali non avevano posti a sufficienza. Insieme alla crisi politica si sviluppò anche una crisi privata della coppia imperiale, dovuta ai soliti contrasti con l'arciduchessa Sofia e per la prima volta in 6 anni di matrimonio alle notizie riguardanti le infedeltà di Francesco Giuseppe, che rappresentava per lei l'unico legame con una corte che non amava. Elisabetta, che ricordava l'infelicità della madre, temeva forse di subire il suo stesso destino. L'imperatrice reagì allora con un atteggiamento di sfida, attuando comportamenti che erano contrari alla rigida etichetta di corte, e non mancarono le fughe da Vienna. Nell'ottobre del 1860, la salute di Elisabetta subì un crollo, dovuto a numerose crisi nervose e cure dimagranti, che probabilmente le avevano provocato un'anoressia nervosa, ma a quel tempo si presumeva avesse una tubercolosi. Uno specialista in malattie polmonari consigliò una cura presso un paese dal clima caldo, perché a suo parere la sovrana non sarebbe riuscita a superare l'inverno a Vienna. Così partì per Madeira, presumibilmente sotto suo stesso suggerimento, e forse scelse un luogo così lontano proprio per evitare troppi contatti con Vienna e l'imperatore. Sanissima in gioventù, cominciò a star male proprio a contatto con l'ambiente della corte imperiale e in effetti, lontano dalla corte, i miglioramenti furono rapidi, a dimostrazione del fatto che i suoi problemi di salute avessero un'origine nervosa. Rimase lontana dalla corte per un lungo periodo, in seguito fece ritorno completamente guarita, ma la voglia di evadere e conoscere il mondo la portò a viaggiare di continuo. Nel 1867 si giunse a un compromesso tra la nobiltà ungherese e la monarchia asburgica per la fondazione dell'impero austro-ungarico, che proclamava la formale separazione tra le due entità dello Stato, e Francesco Giuseppe creò per l'Ungheria una costituzione separata da quella austriaca. Elisabetta, essendo una sostenitrice del fascino della cultura ungherese, influenzò molto la scelta del marito. L'incoronazione regina d'Ungheria avvenne l'8 giugno 1867 a Buda, al tempo capitale dell'Ungheria, che qualche anno dopo fu unita alle città di Obuda e Pest per formare l'attuale capitale Budapest. Ufficialmente, Elisabetta e Francesco Giuseppe erano dunque sia imperatori d'Austria sia re di Ungheria, come una sorta di duplice monarchia. La coppia reale ottenne la residenza nel palazzo di Godollo, dove Elisabetta viveva quando andava in Ungheria. L'ultima figlia, Maria Valeria, la prediletta di Elisabetta, nacque nel 1868. Fu volutamente fatta nascere a Buda, un omaggio della regina d'Ungheria ai suoi sudditi. Inoltre, Elisabetta si occupò personalmente della sua educazione, cosa che non aveva fatto con gli altri 3 figli. Dopo una serie di lutti, come quello del cugino Ludovico di Baviera e del padre Massimiliano, vi fu la tragedia di Meyerling, dove nel 1889 il figlio Rodolfo, l'erede al trono, che soffriva di depressione, morì, presumibilmente suicida, con l'amante, la baronessa Maria Vezzera, uccisa dallo stesso Rodolfo. Da quell'anno Elisabetta decise di vestirsi solo di nero e di rinunciare anche all'amata poesia. Per superare la depressione dell'ambiente di corte, l'imperatrice riprese i suoi viaggi per tutta l'Europa. Il 10 settembre 1898, quasi 61enne, era in attesa di una nave a vapore a Ginevra, in Svizzera, quando all'improvviso venne pugnalata da un anarchico italiano, Luigi Lucheni, con una lama che nascondeva dentro un mazzo di fiori. Lei si accasciò a terra, ma riuscì a rimettersi in piedi, grazie allo stretto corpetto che aveva attutito la ferita, e a raggiungere il ponte della nave, prima di perdere conoscenza e cadere fra le braccia della contessa che si trovava insieme a lei. La nave tornò indietro e l'imperatrice fu portata nel suo albergo, dove morì. Luigi Lucheni fu catturato durante la fuga e quando il commissario di polizia lo interrogò chiedendogli il motivo del suo gesto, lui rispose: «Perché sono anarchico, perché sono povero, perché amo gli operai e voglio la morte dei ricchi». Nel 1998 è stato pubblicato il diario poetico di Elisabetta, dal quale è emerso che non amasse affatto la sua condizione aristocratica, né condividesse la politica degli Asburgo, tanto da augurarsi di morire, improvvisamente, rapidamente e se possibile all'estero. In un certo senso, dunque, si può dire che il suo intimo desiderio sia stato esaudito. Dai suoi scritti emerge chiaramente la sua disapprovazione delle condizioni sociali in cui versava la popolazione austriaca e ungherese. Elisabetta arrivò anche a maledire, nelle sue poesie, la dinastia asburgica. Era un anticonformista, vittima della sua stessa posizione, condannata a vivere una vita che non voleva, ma nonostante fosse contraria alle politiche imperiali, rimase un simbolo della monarchia asburgica e per questo motivo fu uccisa. La ricordiamo con questi versi.
Il povero popolo suda e con fatica lavora i campi. Invano, come al solito gli porteranno via subito i soldi, poiché sono cari i cannoni e ce ne vorranno tanti e poi tanti, soprattutto di questi tempi, con tali poste in gioco. Se i re non esistessero, chissà, nemmeno le guerre esisterebbero più e la si farebbe finita con l'avidità assetata a seconda delle battaglie e della vittoria.